Ora, vediamo un po'. Qui, salvataggio dei soldato Brian. Tesoro, abbiamo pessime notizie. Delle brave persone sono tenute in ostaggio da quei riottosi. Non so più dove andremo a finire. Ti invio le coordinate. Rika, sono nostri amici. No, sono nostri alleati. Qui? Ci siamo, via! Vi copriamo! Muoversi, muoversi, via, via, via! Neutralizza i rivoltosi. Ah, l'ho fatta questa nell'alfa. Non c'è posto per voi qui. Passiamoli tutti. Dobbiamo proteggerli. Pezzo di merda. Oh, che cazzo. Male che sono quelle stordenti, non sono quelle esplosive queste. Non mollate! Quello lì che scende. Ok. Allora ragazzi, io ve lo dico, secondo me il modo migliore di fare esperienza non è ammazzare i nemici in giro, ma fare le missioni e aiutare la gente. Che vi daranno molti più XP, sotto che andare in giro alla cazzo a far fuori i nemici. E questo è quello che ho provato io durante l'alfa, ho notato questa cosa. Ok. Merda! Qua c'è un rinculo assurdo sto fucile. Quello base che ti danno è abbastanza incontrollabile quando inizi a sparare. Non salirli sopra e liberare gli ostaggi. Come vedete là ci sono dei barili che si possono far esplodere. Io consiglio di utilizzarli. Sono fuori un sacco di nemici in poco tempo. Quando li prendi, perché. In questo caso. Ok, corpo a corpo. Ci sta, no! Sì, era quello che esplodeva. Ok. No, che pirla. Ok, adesso arriveranno un bel po', ragazzi. Oh. Sembra che avrete tante munizioni, ragazzi, ma queste qua sono le prime missioni, ci sono pochi nemici. Poi più avanti andrete e più nemici ci saranno. E non basteranno di certo le munizioni, ve lo assicuro. Sono da solo, sono intatto in una mano. Nell'alfa c'erano quelli là che mi davano una mano. Sto trovando un po' di roba. Vediamo che si ricarica un po', non si ricarica. Ok. Salvare l'ufficiale della JTF. Sembra le forze di polizia, ragazzi. Fondina multiuso. Vai su. Qua mirino reflex. Munizioni. E mirino a coc. Ehi, non me l'ha preso? Ok. Eccolo qua. Ciao amico. Oh, grazie mille. È stato un incubo. Ora devo andarmene da qui. Vai, vai. Scappa. Tesorino, hai mangiato gli spinaci oggi? Ho sentito che quelle brave persone stanno tornando e stanno tutte bene. Farò un bel panino col tonno per quando arrivano. Sto congiurando. Avanti così. Qua però stavolta non ci sono pacchetti da aprire, niente. Grazie.
Credevo di essere spacciato. Niente zaini. Vabbè. Abbiamo fatto un'altra missione secondaria, ragazzi. Come vedete sono abbastanza varie le missioni. Cioè, non sono tutte uguali. E questa è una cosa molto molto buona. Io vi assicuro che ho fatto quelle sessantina di missioni tra le due o tre principali e le altre secondarie. Mamma mia, ce n'erano davvero poche che si somigliavano. Ed erano tutte abbastanza originali anche come trama. Non è niente male, vi assicuro che può fare molto bene questo gioco se è sfruttato a dovere, se sarà supportato a dovere. Andiamo un po' la missione qua. Facciamo questa, che è un po' più lontana, scorta d'acqua. Questa qua è bella tosta. Ok. Allora, qua ci sono un paio di missioni. Una è quella dell'agente scomparso, che dovremo indagare su cosa è successo. Basta andare sul posto e vedere cosa troveremo. Tracce agente. In più dovremo indagare sulle scorte d'acqua che hanno dei problemi. Quindi sono due missioni in una. Oltre ad andare negli edifici andremo anche nelle fogne, ragazzi. Quindi la mappa aggiunge un altro livello di esplorazione, che è quello sottoterra. Qua, se non sbaglio, ho trovato una delle armi più forti che ho trovato nell'alfa. Attenzione, trasmissione radio, attendere. Ragazzi, dobbiamo togliere l'acqua alla città. Spengono più incendi di quelli che possiamo appiccare. Non devono poterci ostacolare. Qua abbiamo fatto la prima missione di rintracciare la gente che è scomparso. Qua, se riusciamo a prenderlo dietro, ecco, esplode. Un po' alla Gears, se vi ricordate. Non ricordo come cavolo si lanciano le granate. Cazzo, mi spara. Mi ha tolto una cifra di vita. Ok. Minchia. Vedete, la vita si ricarica, ragazzi. Il rettangolino. Ok, scendiamo. Poi arriveranno un fottio di nemici, ve lo dico. Però ho voluto farla perché anche la missione diversa da quello che abbiamo fatto finora, quindi far vedere un po' la vastità del... Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Okay. Sono un po' diverse rispetto alle solite. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Oh merda, sopra adesso. Pressione idrica a livelli critici. Di già. Adesso dobbiamo arrivare a quella pompa che c'è là in alto prima che finisce il tempo. Minchia, non riesco più. Cazzo. C'è ancora uno là sopra. Ancora un minuto e mezzo. Come vedete non è troppo difficile, però bisogna prendere sotto gamba, ragazzi, queste cose. Qui, che non mi dà? Qua c'è qualcosa. Che è già tutto, abbiamo trovato un'arma. Grandi. Ok. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento.
te muori o no? Ok. Qua? Medikit. Cazzo, c'è uno qua a destra. Lo finirò io. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. State attenti questi qua che fanno un male boia. Corpo a corpo. Attenzione, pressione idrica a livelli critici. Merda. Sto togliendo anche il quadratino. Ne ok. L'ultimo rettangolino ce l'abbiamo ancora. Star sempre coperti, ragazzi. Non fate come me che sono un pirla. E quando ci sono i nemici in fin di vita, ricordatevi di finirli, perché sennò se nemiche in avvicinamento vi troverete con troppi nemici che vi attaccano e non riuscirete a uscire a spararci. Utilizzate spesso la lo sparo coperto, perché sennò appena uscite vi fanno fuori. E se, ricordatevi che quando siete con l'ultimo pezzo di quadratino, bomba attiva, pressione in fase di stabilizzazione. Cercate di sempre mantenere i quadratini. Confermato. Pressione idrica pieni. Alla normalità. Nessuna attività nemica rilevata. Ok. Dicevo, cercate di tenere i rettangolini della vita pieni, perché se ne prendete uno dovete usare il medikit e non li trovate spesso. Almeno io non ne trovo mai spesso, diciamo così. Poi ricordatevi sempre di esplorare la zona che avete liberato. Vediamo un po' i nuovi oggetti che abbiamo trovato. Là c'è un'arma, vediamo quale fa più cagare. Che è questa 1702. L'arma da fianco dobbiamo tenere comunque una pistola, ragazzi. Quindi abbiamo questa, vediamo. 1859 quello abbiamo trovato. Perfetto, mio. L'M4 è un'ottima arma, ragazzi. Non ha tanto rinculo. Vabbè, ce l'ha. Ma quello che avevo io non aveva tanto rinculo, quindi non è quello che avevo trovato io. Con la X, adesso vi faccio vedere che con la X si possono modificare le armi. Allora, ad esempio, vediamo. Devo avere l'ottica. Allora, ne ho una di livello 5 che non posso mettere. C'è una di livello 4 e una di livello 4. Come vedete, quella grigia è quella peggiore, anche se è di livello 4 come quella verde sotto, che però c'ha 2,5 di gittata, quindi mettiamo questa. Poi la skin ne ho. Magari più avanti troverò qualcuna. Caricatore 0. Sottocanna 0. E questo ne ho uno che è il silenziatore. Se lo rimuovo. Ok, no, cambia la gettata. Ok. E questo era per modificare un'arma. Vedete adesso l'arma c'ha due rettangolini sotto occupati, due slot su 5, che vi indica quante mod c'è installata l'arma. Ricordatevi che se dovete venderlo togliete le mod, se no le perdete. Niente.